annunciata a Laura Boldrini durante le puntate dell'Aria che tira in onda sulla 7 giovedì 1 dicembre. A tirare in ballo la polemica sull'articolo maschile chiesto da Giorgia Meloni e l'ira della deputata Dem, è Mirta Merlino. È lei a chiedere alla candidata per le regionali in Lombardia, come si farà a chiamare in caso di vittoria. E la replica arriva puntuale, se dovessi essere eletta, andrà benissimo il presidente. Anche se io preferisco concentrarmi sui contenuti, mi sono sempre fatta chiamare il presidente o il ministro. Francamente la ministra mi suona come la minestra. Poi l'ennesima stoccata alla sinistra, paladina parole del femminismo, comunque la guardia giurata è declinata al femminile anche se ci sono uomini che lo fanno come lavoro. Chiusa la parentesi più leggera, la conduttrice vira verso la crisi Francia-Italia sui migranti. Uno scontro, che a detta della candidata di Azione Italia Viva andava gestita in maniera diversa, non certamente con un braccio di ferro con la Francia, che è un nostro alleato importante, ma con un percorso diplomatico che andava costruito. L'ex sindaco di Milano definisce quello dell'immigrazione un tema delicato che per questo richiede un approccio che sia inserito nel quadro europeo e nelle relazioni bilaterali. Da qui il rimprovero al governo Meloni, finché esiste il trattato di Dublino, noi dobbiamo essere rispettosi dei trattati firmati. Tuttavia, tiene a precisare che ci sia la necessità da parte dell'Europa di venire incontro ai paesi che sono i primi paesi di sbarchi, è di tutta evidenza.